Pompei Travaini viene fondata nel 1929 da Carlo Travaini, che era il mio bisnonno. Oggi, dopo quasi 100 anni di storia, è riconosciuta come uno dei leader mondiali per la costruzione di pompe per vuoto ad anello di liquido e pompe centrifughe. Attualmente l'azienda è ancora della famiglia Travaini. Tre generazioni sono attive in azienda. L'azienda, grazie al suo network mondiale, è in grado di esportare il suo prodotto in oltre 80 paesi e può contare stabilimenti sparsi in tutto il mondo, come in America, in Canada, Francia, Germania, Olanda, Polonia, Turchia e India. Qui ci troviamo nella sede operativa di Castano Primo, che è il cuore della produzione. Il gruppo conta circa 250 dipendenti e ha un turnover che si aggira attorno ai 30 milioni di euro. A noi piace sempre ricordare ai clienti che le pompe non le vendiamo solamente, ma le costruiamo. Ci piace produrle, ci piace studiarle, ci piace migliorarle. Questo perché nel nostro DNA c'è la voglia di controllare ogni aspetto del prodotto per poter consegnare ai nostri clienti pompe con standard di qualità eccellenti, a prezzi competitivi, con lead time contenuti. Ovviamente accompagnando il cliente dalla prevendita alla post vendita, con la massima attenzione ed efficacia. Abbiamo deciso di installare un impianto laser Salvagnini L5 affiancato da un magazzino LTWS e da una baia di scarico manuale TN per ottimizzare il nostro processo di produzione. Su questo impianto siamo in grado di tagliare da uno spessore di 0,5 mm fino a 15 mm in inox e fino a 20 mm con acciaio in carbonio. Il laser ci permette di produrre H24 grazie al cambio ugelli automatico e al magazzino verticale LTWS. Abbiamo ridotto i tempi di produzione del 60% e dopo aver ridisegnato il layout del reparto abbiamo ridotto drasticamente anche i tempi di movimentazione della lamiera. Al momento dell'accettazione, le lamiere vengono stoccate immediatamente sul magazzino LTWS. Questo ci permette di ridurre il numero di imballaggi e l'impatto ecologico. L'automazione del sistema laser ci ha portato grandi vantaggi logistici. Il magazzino ci permette di gestire il materiale lavorato inviandolo allo stoccaggio oppure al sorting manuale TN per uno smistamento immediato. Un altro dei grossi vantaggi di avere acquistato il laser è dato dalla riprogettazione e dalla reindustrializzazione di alcuni nostri prodotti. Ad esempio, abbiamo ripensato ai nostri basamenti che prima acquistavamo da fornitore ed erano realizzati con travi AC. Oggi, invece, realizziamo i nostri basamenti tagliandoli sul laser e saldandoli sul nostro impianto di saldatura robotizzata. Questo ci permette di ridurre i costi, di ridurre i lead time e di avere una migliore qualità. Inoltre, siamo diventati più efficienti nella realizzazione delle prototipazioni e nella gestione delle urgenze. Con l'impianto abbiamo acquistato anche il software OPS che ci ha permesso di interfacciare la macchina al gestionale. Questa soluzione ci permette di lavorare just in time. Nel momento in cui l'ordine del cliente viene inserito, OPS lo processa e lo invia alla macchina per il taglio. Oltre alla gestione cartacea degli ordini, OPS ha il grande vantaggio di permetterci di accorpare diversi componenti sulla stessa lamiera, in modo da limitare lo sfrido e identificare attraverso la marcatura i componenti dei diversi ordini di produzione. La tracciabilità delle parti e dei diversi ordini è garantita dal PDD. L'integrazione di OPS ci ha permesso di recuperare alcune risorse che sono state destinate ad attività di maggior valore aggiunto. OPS è stato un investimento in ottica Industry 4.0 e per Pompe Travaini è stata una scelta naturale, visto che seguo questa filosofia da oltre 20 anni. L'impianto laser Salvagnini non ci ha solo permesso di migliorare la nostra efficienza, ma anche di guardare con occhi nuovi le sfide del domani. Nel nostro futuro c'è sicuramente la voglia di continuare a centralizzare la produzione per avere maggior controllo sulla qualità delle nostre pompe e per poter portare sempre innovazione nel nostro settore e soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Credo che Pompe Travaini e Salvagnini
siano la dimostrazione di come l'eccellenza italiana possa continuare a guidare l'innovazione e la crescita che il nostro paese merita.